Durante il periodo del lockdown, il commissariato del governo ha nei suoi compiti istituzionali la gestione delle richieste di apertura delle aziende. Signor Perfetto, quali sono le criticità che sono emerse? Allora, innanzitutto un saluto a tutte le persone che ci stanno seguendo e ci stanno ascoltando. Da marzo, in particolare dal 10 di marzo, da quando è iniziata la pandemia, e il commissario del governo ha svolto un ruolo su diversi settori. Uno è quello a cui ha accennato lei, cioè dire di verificare le attività produttive, quelle che erano ammesse, quelle che potevano essere legate a filiere, poi lo spiegherò meglio, ma in particolare in prima battuta è stato, il compito più importante è stato quello di coordinare tutti i servizi di controllo del territorio con le forze dell'ordine, le polizie locali, la Guardia Forestale, per verificare l'esatto adempimento delle prescrizioni governative sulla necessità dei movimenti e la distanza cosiddetta sociale. E su questo settore è stata fatta un'opera di lavoro interistituzionale con le forze dell'ordine, la provincia, il comune, i vari sindaci del territorio. Le do solo un dato: dalla metà di marzo ad oggi sono state controllate 84.298 persone, quindi un bel numero, e sanzionate 2.994. Contemporaneamente sono state controllate 32.787 esercizi pubblici, sanzionati 33. Se uno fa la somma fra gli esercizi pubblici e le persone controllate, arriviamo a 117.085, e sanzioni tra persone ed esercizi pubblici 3.022. Quindi solo questi numeri danno la contezza di che tipo di impegno c'è stato per quanto riguarda il controllo del territorio. E devo dire che i cittadini trentini hanno mostrato un alto senso civico, perché basta vedere il numero delle sanzioni, che stanno diminuendo ogni giorno di più. Vuol dire che hanno risposto all'invito del governo e delle autorità preposte al territorio di tenere le distanze sociali, che poi si traduce in una distanza fisica, come voi sapete. Contemporaneamente c'è stata tutta l'attività che riguarda le attività produttive, quelle previste dai decreti, con i codici Adeco, e quelle che potevano far parte della filiera delle attività già autorizzate. Devo dire che c'è stato un grande lavoro notevole, istituzionale, tra il commissariato di governo, la provincia, la Camera di Commercio, il Trentino Sviluppo e il servizio ispettivo della provincia, i vigili del fuoco, per esempio, che sono stati impiegati per verificare le aziende a rischio incidente o che non potevano interrompere l'attività di produzione. Sono esattamente 15, tutte e 15 sono state visitate dai vigili del fuoco. E quindi si è creata una sinergia grazie, diciamo, a un'equipe anche di funzionari del commissariato, esattamente il vicario, il dottor Lioni, li voglio citare perché meritano di essere citati, perché sono 2 mesi e mezzo che stanno lavorando alla Clemente. Il vicario, ripeto, il dottor Lione, la dottoressa Pompili, la dottoressa Giannuzzi e la dottoressa Cosco, nonché la dottoressa Mazzò, sono funzionari di primo livello che lavorano quotidianamente rapportandosi con tutte le istituzioni del territorio, perché noi abbiamo dovuto equilibrare da una parte l'esigenza del lavoro e dall'altra parte l'esigenza a tutelare la salute delle maestranze, degli operai, di coloro che erano abilitati a proseguire l'attività lavorativa. Quindi è stato un impegno, ed è ancora oggi un impegno notevole, perché voi sapete che oltre alle
disposizioni governative, ci sono poi, essendo una provincia autonoma, le disposizioni che vengono emanate dal presidente Fucatti, con il quale c'è un'interlocuzione continua e costante, giornaliera, anche con i suoi uffici, in una massima collaborazione, e questi funzionari e anche le forze dell'ordine hanno dovuto seguire e verificare se in concreto le disposizioni emanate fossero veramente attuate e seguite. Faccio l'esempio dell'autorizzazione a proseguire i lavori all'aperto o al chiuso. Le aziende che avevano questa necessità e gli operatori che avevano questa necessità hanno dovuto fare una comunicazione alla provincia e al commissariato, e sono stati predisposti i controlli per andare a verificare se veramente queste attività si svolgessero nelle condizioni di sicurezza massima per gli operatori. La distanza, l'uso delle mascherine, non essere più di una persona all'interno del locale dove magari il muratore sta facendo sta completando il pavimento, oppure il tinteggiatore sta mettendo a posto la stanza per completare un lavoro. Quindi c'è stato un lavoro, c'è stato e c'è ancora, perché c'è un lavoro corale dove ognuno ha capito l'importanza del proprio lavoro nell'interesse dei cittadini e delle aziende che lavorano nel Trentino. D'altra parte c'è stata un'attività anche di conoscenza del territorio, perché le aziende sono sparpagliate su tutto il territorio della provincia. E in questo ringrazio soprattutto l'Arma dei Carabinieri, il colonnello comandante Salotti, che attraverso i propri uomini ha saputo monitorare bene tutto il territorio. Il commissariato del governo per il post-Covid, e quindi la fase 2, si occuperà anche di accesso al credito per le aziende? E se sì, in quali termini propositivi? Noi penso, vedremo le norme che verranno emanate, non credo che avremo una diretta competenza sui flussi finanziari, sulle modalità di erogazione degli stessi. Noi, per quanto riguarda i flussi finanziari, anche rifacendoci alla direttiva che è stata emanata dal nostro ministro Lamorgese, per questo già settimana scorsa è stato fatto un comitato ordine e sicurezza pubblica, oggi ne è stato fatto un altro e dopo il primo di maggio verrà fatto un altro comitato dove verranno invitati, oltre alle forze dell'ordine, tutti gli attori, gli enti istituzionali che sono interessati proprio a queste problematiche, cioè a dire i flussi finanziari, la ripresa e quindi il lavoro del commissariato assieme a tutti gli altri enti, faccio un esempio, la Banca d'Italia, la Camera di Commercio ed altri, e sarà mirata questa attività soprattutto ad evidenziare elementi che potrebbero far sorgere qualche dubbio sulla liceità dei comportamenti oppure sulla presenza di situazioni che vanno attenzionate, perché potrebbero essere segnali di criminalità che si avvicina a questi flussi finanziari. Il sistema delle istituzioni locali in quale modo potrà sviluppare al meglio le potenzialità digitali remote che molto hanno sostenuto l'attività dell'emergenza coronavirus? Vorrei fare una chiosa alla domanda precedente. Per quanto riguarda la liquidità finanziaria, c'è stato nello spirito di massima collaborazione un'interlocuzione con la provincia relativamente alla certificazione antimafia che serve per i finanziamenti al di sotto dei 25.000 euro, e abbiamo dato delle indicazioni precise che attraverso un'autodichiarazione si può automaticamente rilasciare il certificato di mafia. Quindi ci sarà un'accelerazione anche nel dare velocità
queste forme di erogazione. Per quanto riguarda l'innovazione digitale, con questa situazione in cui ci siamo trovati all'improvviso, abbiamo scoperto il lavoro agile, lo smart working, situazioni lavorative che erano in fieri, voglio dire, erano già in fase di attuazione, ma non con quell'accelerazione che c'è stata, è stata quasi obbligata. E tutte le istituzioni pubbliche, a cominciare dal commissariato, ma penso anche ai comuni, penso all'università, alle scuole, eccetera, hanno scoperto che probabilmente bisogna investire molto su questa opportunità, che forse sarà una delle forme di lavoro del nostro futuro. Vedremo, io me lo auguro che ci siano investimenti, che ci siano risorse da destinare a questo tipo di lavoro e di opportunità, perché aiuterà forse anche le famiglie, no? Il rapporto familiare, padre, madre, gestione dei figli e quant'altro. Quindi io sono fiducioso, poiché sono un ottimista per natura, vedo sempre il mezzo bicchiere pieno. In questa circostanza sicuramente vedo il mezzo bicchiere pieno, però questo presuppone una visione generale, globale della problematica da mettere a fuoco poi nelle varie realtà istituzionali e lavorative. In conclusione, dottor Lombardi, vuole realizzare una sua riflessione sul momento delicato storico che sta attraversando la nazione? Beh, è un momento particolare, un momento epocale. Mio padre e mio zio avevano visto la guerra e mio nonno aveva visto la prima guerra mondiale e l'ha visto e vissuto e poi la famosa pandemia della spagnola. Tutti non ci saremmo forse aspettati, se noi facciamo un movimento di riflessione non ci saremmo aspettati in una situazione del genere. L'uomo, secondo me, ma è una mia considerazione personale, un pensiero proprio mio interno, forse abbiamo investito molto nella tecnologia più che nella tecnica, e abbiamo spinto molto su questo settore, magari cercando di dimenticare o disconoscendo che nella vita ci sono altri valori, la famiglia, l'amicizia. Ci eravamo buttati in questa società a rivista dove bisogna vincere a tutti i costi, l'edonismo al massimo livello. Forse una riflessione filosofica e religiosa forse ci potrebbe aiutare a inquadrare meglio questa situazione di oggi, dove l'uomo forse si è scoperto meno sicuro, no? E dove sta avendo e sicuramente avrà l'opportunità di capire che ci sono altri valori all'interno della nostra comunità, sia nazionale che internazionale. Per sintetizzarlo, mi piacerebbe ricordare il nuovo umanesimo di Giovanni Paolo II e del nostro Papa Francesco, cioè di bisogna riscoprire l'uomo, forse prima che la tecnica e la tecnologia. Questo ci aiuterebbe molto di più a vivere il presente e il futuro.